Il video di oggi è dedicato a pranzi veloci e salutari, 9 idee deliziose che dovreste provare a includere nel vostro menù settimanale. Se la nostra guida per preparare i pasti per la settimana vi è stata utile, allora sicuramente anche questo video lo sarà. I pranzi che vi proponiamo oggi sono semplici, alla portata di tutti e la maggior parte si possono anche preparare in anticipo, quindi perfetti da portare a scuola o a lavoro. Quindi mi raccomando, rimanete fino alla fine del video. Andiamo subito a vedere le ricette. La prima ricetta è un piatto a base di fagioli cannellini e broccoli che si prepara in padella in pochi minuti. Per prima cosa ho lavato un gambo di sedano e poi l'ho tagliato finemente a tocchetti. Poi ho lavato 3 carote e ho fatto la stessa cosa. Le ho tagliate a tocchetti molto piccoli. Ho aggiunto il sedano e le carote in una padella e le ho fatte ammorbidire aggiungendo un goccio d'acqua e se volete anche un filo d'olio. Poi ho sciacquato 400 g di broccoli e ho tagliato via le cimette e poi ancora le ho tagliate in pezzi più piccoli. Poi ho unito anche i broccoli nella padella. Ho aggiunto un bicchiere abbondante di acqua e ho continuato la cottura. Nel frattempo ho scolato e sciacquato 500 g di fagioli cannellini dal barattolo e li ho uniti insieme agli altri ortaggi. Ho condito il tutto con del sale, un cucchiaino e mezzo di curry e ho fatto cuocere per almeno 15 minuti. Ecco pronto il nostro primo pranzo, pronto per essere gustato. Potete servirlo ancora caldo con una spolverata di prezzemolo fresco. Dei semi a piacere e un filo d'olio. La prossima ricetta è un'insalata di quinoa al melograno e radicchio, coloratissima e ricca di sapori. Come prima cosa ho pesato 170 g di quinoa, l'ho sciacquata molto bene e l'ho aggiunta in una casseruola. Poi ho pesato circa 340 ml di acqua, l'ho unita alla quinoa e l'ho fatta cuocere per circa 14 minuti. Nel frattempo ho tagliato finemente mezzo radicchio, dopo averlo sciacquato. E l'ho aggiunto in un piatto. Ho pulito anche 2 carote, dopodiché le ho grattugiate sui fori più larghi della grattugia. Poi le ho unite insieme al radicchio. Ho aperto anche una melagrana e ho rimosso delicatamente i chicchi. La melagrana attenua il sapore amarognolo del radicchio e rende l'insalata più gustosa. Infine ho anche tagliato finemente un mazzetto di prezzemolo. Una volta cotta la quinoa l'ho fatta raffreddare del tutto e l'ho aggiunta in una ciotola. Poi ho unito anche il radicchio e le carote tagliati precedentemente, i chicchi di melagrana e il prezzemolo. Ho mescolato il tutto e poi ho condito con dell'olio. Scegliete voi l'olio che preferite utilizzare. Poi ho aggiunto del sale e il succo di mezzo limone. Ho mescolato il tutto e ho servito l'insalata subito in un piatto.
e al centro ho aggiunto delle fettine di fesa di tacchino per completare il piatto, ma potete utilizzare anche un altro tipo di carne che preferite. Questa insalata è veramente deliziosa, vi consiglio di provarla. La terza ricetta è la preferita di tutti, le piadine. Sono versatili, comodissime per un pranzo fuori e si possono farcire in mille modi. In una ciotola ho aggiunto 150 g di farina di quinoa, 15 g di cuticola di psiglio e un pizzico di sale. Ho mescolato il tutto e poi ho unito 200 ml di acqua, l'ho aggiunta gradualmente, continuando a mescolare. Dopodiché ho aggiunto anche 15 ml di olio vegetale. Anche qui potete utilizzare l'olio d'oliva o di semi di girasole o quello che preferite. Ho continuato a mescolare energicamente fino a quando ho ottenuto un panetto molto morbido e appiccicoso. A questo punto ho spostato il panetto sul tavolo e ho impastato con le mani. Ho diviso il panetto in 4 parti uguali. E ho ricavato le piadine stendendo l'impasto ad uno spessore di circa 2 mm con il matterello. Ricordate di infarinare sempre mentre stendete per evitare di far appiccicare l'impasto al matterello. Ho ritagliato i bordi per ricavare una piadina circolare. E infine, una volta ricavate tutte le piadine, le ho cotte nella padella ben calda. Non è necessario ungere la padella. Una volta cotte, le ho appoggiate su un piatto e ho preparato il tacchino, circa 200 g, l'ho condito con del succo di limone, dell'olio e del sale. Potete aggiungere anche un cucchiaino di paprika dolce e un cucchiaino di origano secco. Dopodiché ho cotto il tacchino in padella e una volta pronto ho farcito le piadine con un cucchiaio di maionese fatta in casa. Potete trovare la ricetta sul nostro sito. Poi ho aggiunto una manciata di rucola e infine il nostro tacchino. Poi ho arrotolato le piadine delicatamente. Se volete potete anche chiuderle con dello spago, se dovete portarle con voi, in questo modo rimarranno perfettamente arrotolate. Altrimenti le servite direttamente così come sono. Tagliatele a metà e sono pronte da servire. Ora vi faccio vedere un altro modo per farcirle. Tagliate 250 g di tofu, aggiungetelo in un pentolino e copritelo con l'acqua. Mettetelo a cuocere per circa 15 minuti dal bollore. Una volta ammorbidito, scolatelo e passatelo sotto l'acqua fredda. Ora aggiungetelo in un frullatore insieme a 30 ml di olio vegetale, 30 ml di succo di limone e 15 g di rucola. Condite con del sale e frullate il tutto. Aggiungete anche un cucchiaio di maionese se volete ovviamente,
e continuate a frullare fino ad ottenere un composto cremoso. Aggiungete la crema in una ciotola e ora farcite la vostra piadina con un cucchiaio di crema di tofu e delle fettine di fesa di tacchino oppure un altro tipo di carne che preferite. Chiudete la piadina delicatamente e tostatela in un tostapane per qualche minuto. Una volta pronta, gustatela ancora ben calda. Vi assicuro che vi sembrerà di mangiare una piadina tradizionale. Ed ecco pronto anche il nostro terzo e quarto pranzo, le piadine farcite in due modi. La prossima ricetta è un semplice piatto di pasta di legumi con una crema di broccoli, semplicissimo ma molto gustoso. Per prima cosa ho tagliato a tocchetti un gambo di sedano. Ho fatto la stessa cosa anche con una carota. E infine ho schiacciato uno spicchio d'aglio e l'ho tagliato finemente. Ho aggiunto gli ortaggi in una padella insieme a mezzo bicchiere d'acqua e un filo d'olio se volete. Ho fatto insaporire il tutto per qualche minuto. Dopodiché ho tagliato in piccole cimette circa 300 g di broccoli. E li ho uniti nella padella. Ho completato con un bicchiere d'acqua e del sale. Man mano che gli ortaggi cuocevano, ho aggiunto ancora circa mezzo bicchiere d'acqua e ho fatto cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo ho riempito una casseruola con acqua e l'ho messa a scaldare. Io ho scelto di preparare dei fusilli di ceci, ma potete scegliere anche un altro tipo di pasta di legumi, di piselli o di lenticchie, scegliete voi. Quando l'acqua ha raggiunto il bollore, ho aggiunto la pasta e l'ho fatta cuocere per circa 10-11 minuti. Una volta cotta, l'ho scolata, l'ho rimessa nella casseruola e l'ho condita con un filo d'olio per evitare che diventasse appiccicosa. Poi ho preparato la crema di broccoli unendo tutti gli ortaggi nel frullatore e frullando fino ad ottenere una crema liscia. Se necessario potete aggiungere un goccio d'acqua. Infine ho condito la pasta di legumi con la crema e ho mescolato bene il tutto. Poi l'ho servita in un piatto, l'ho condita con un filo d'olio e qualche cimetta di broccolo cotto che ho messo da parte. Il prossimo pranzo sono dei burger di quinoa e tonno, gustosissimi che potete anche preparare in anticipo e congelare. Per prima cosa ho sciacquato 300 g di quinoa, l'ho aggiunta in una casseruola, poi ho pesato 600 ml di acqua, l'ho unita alla quinoa e l'ho fatta cuocere per circa 14-15 minuti. Nel frattempo ho pulito una carota e l'ho grattugiata sui fori più larghi di una grattugia. Poi ho tagliato anche un gambo di sedano e li ho messi da parte. Una volta pronta la quinoa, l'ho fatta intiepidire e poi l'ho aggiunta in una ciotola. L'ho frullata insieme a due uova. In questo modo otterrete un composto appiccicoso ideale per fare questi burger. Una volta frullata, l'ho spostata in una ciotola. Dopodiché ho preparato le verdure. Ho aggiunto la carota e il sedano in una padella e li ho fatti ammorbidire per pochi minuti con un goccio d'acqua. Poi li ho uniti alla quinoa e ho aggiunto anche 200 g di tonno al naturale sgocciolato, del sale, del pepe, dell'origano secco
e un pizzico di paprika dolce. Potete tranquillamente omettere le spezie se volete. Ho mescolato il tutto, dopodiché, con le mani leggermente umide, ho creato i burger e li ho appoggiati in una teglia con carta da forno. Con queste dosi ho ottenuto circa 15 burger. Ho spennellato i burger con un velo d'olio, dopodiché li ho cotti nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, potete servirli subito con dell'insalata oppure congelarli per la settimana. Sono ottimi anche da aggiungere in un panino di quinoa con della maionese, insalata o altri ortaggi di stagione. Ora prepariamo il prossimo pranzo, che consiste in una torta salata similfrittata ai broccoli. Come prima cosa ho tagliato 300 g di broccoli in cimette più piccole. Ho cotto i broccoli per circa 10 minuti dal bollore. Dovranno rimanere ancora croccanti. Dopo 10 minuti di cottura li ho scolati e li ho passati sotto l'acqua fredda e li ho messi da parte. Separatamente ho unito 50 g di farina di fave, 60 ml di latte di mandorle, 4 uova e ho mescolato il tutto. Ho condito con del sale, un pizzico di curry, potete anche ometterlo, e ho mescolato. Ho ricoperto uno stampo da 20 cm di diametro con carta da forno, dopodiché ho distribuito i broccoli all'interno. Poi ho versato la pastella sopra e ho infornato nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Dopo 30 minuti la nostra torta salata ai broccoli è pronta. Potete gustarla da sola o accompagnarla con un'insalata o delle proteine, carne bianca o rossa o pesce, scegliete voi. Il penultimo pranzo è ricco e sostanzioso, composto da ali di pollo al forno con farinata all'origano e insalata. Prepariamo la farinata versando 300 g di farina di ceci in una ciotola. Poi uniamo 750 ml di acqua gradualmente, continuando a mescolare con una frusta. Poi uniamo anche 60 ml di olio vegetale e mescoliamo. E infine aggiungiamo 10 g di sale. Foderiamo una teglia con carta da forno e la spennelliamo con 30 ml di olio vegetale. Questo passaggio è fondamentale per la riuscita della farinata. Versiamo la pastella nella teglia e cospargiamo con dell'origano secco oppure rosmarino. Inforniamo nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 20 minuti. Ora prepariamo le ali di pollo. In una ciotola uniamo 4 ali di pollo e le condiamo con un filo d'olio, del sale, del pepe quanto basta e, se volete, un pizzico di paprika dolce. Ovviamente potete omettere queste spezie. Mescoliamo bene il tutto e poi le disponiamo in una teglia con carta da forno e le cuociamo per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di cottura, le ali e la farinata sono pronte, ora possiamo impiattare. Tagliamo la farinata a pezzi e in un piatto aggiungiamo della valeriana o un altro tipo di insalata se preferite, le ali di pollo e dei pezzi di farinata e il nostro pranzo è pronto. L'ultimo pranzo che vi proponiamo sono le lenticchie in umido con uova, radicchio e finocchi, un tripudio di sapori perfetto per questa stagione. Sciacquate un radicchio, rimuovete la parte centrale e tagliatelo finemente. Spostatelo in un piatto e fate la stessa cosa anche con un finocchio. Sciacquatelo
rimuovete i gambi e tagliatelo a metà, e poi a fettine. Ora cuocete gli ortaggi insieme in una padella, aggiungendo una tazza abbondante di acqua e, se volete, un filo d'olio. Dopo circa 10 minuti, le nostre verdure si sono ammorbidite, ora potete scolare 250 g di lenticchie già pronte. Sciacquatele e unitele nella padella con gli ortaggi. Condite con del sale e con un cucchiaio di legno create due spazi nei quali andrete ad inserire le uova. Ora coprite con un coperchio e fate cuocere per 5-6 minuti a fuoco medio. Ecco pronto anche l'ultimo pranzo, da gustare subito ancora caldo. Bene ragazzi, questi erano i nostri pranzi. 9 idee veramente buonissime e facili da fare. Spero che vi siano piaciute. Se sì, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e lasciateci anche un commento qui sotto scrivendoci quale pranzo preparerete. Vi ricordo inoltre che ricette simili a queste potete trovarle sul nostro canale oppure sul nostro sito web. Per oggi vi saluto, alla prossima!